Una Befana insolita con gli scarponi dei vigili del fuoco, il casco, però c'è la gonnella, per cui è credibile. La Befana è un personaggio che senza gonna non esce, è un po' retro, capito? È un po' abituata alle tradizioni, non si vuole evolvere. Si è messa un po' il defuso sotto perché dice il clima è quello, però va bene, dai, va bene. Scala tutte le finestre dei reparti Covid dell'ospedale San Donato di Arezzo, la Befana dei vigili del fuoco del comando aretino per portare un sorriso a tutti coloro che sono ricoverati e agli operatori sanitari. Passando dalle finestre, vi devo dire, ho visto tanti sorrisi e questa è la cosa più bella. I sorrisi ci sono, anche se per poco poi ritorneranno alla loro routine, al loro percorso di guarigione, però ho visto sorrisi, ho visto anche gente decisa, carica dalle finestre, veramente. La situazione nel nostro reparto è abbastanza sotto controllo, abbiamo ancora un numero considerevole di pazienti, purtroppo in condizioni cliniche ancora importanti che richiedono la giusta attenzione e con tempi di degenza purtroppo anche abbastanza lunghi. La Befana porta un po' di allegria. Assolutamente sì, prendo questa giornata di leggerezza per stemperare un po' una tensione che ci sta, insomma, vivendo con noi ormai da un anno intero, sperando che la situazione non riparta come è successo, anche se la sensazione personalmente è che non va assolutamente abbassata la guardia, perché la paura che possa ripartire c'è e tanta anche. Colpa delle feste, del periodo in cui la gente si è vista di più? Probabilmente sì, associata al periodo delle festività e come anche dal punto di vista scientifico le pandemie comunque sono caratterizzate da vari picchi e questo potrebbe essere, diciamo, un altro picco di questa patologia. Oggi però c'è un po' di leggerezza data dai vigili del fuoco, anche loro sempre in prima linea, no? in questa pandemia. Sì, infatti quando hanno proposto appunto l'iniziativa l'abbiamo accolta di buon grado, anzi voglio dire con grande piacere, perché un momento di leggerezza non guasta. E aria si respira nella corsia del suo reparto. Preoccupazione, paura, però anche tanta voglia di andare avanti, come del resto abbiamo fatto fino adesso. Malattie infettive, lei ormai è diventata quasi un simbolo per noi e per, insomma, tutti coloro che guardano al personale sanitario con ammirazione. Lei ha detto una cosa nelle nostre interviste: oggi ci chiamano eroi, ma noi lo siamo sempre stati. Cioè, l'infermiere è sempre stato questo, no? Sì, no, non eroe, un professionista che svolge il suo lavoro e che comunque è sempre stato in prima linea là dove c'è stata la necessità. Poi gli eroi si dimenticano facilmente, in realtà gli infermieri vorrebbero essere ricordati anche dopo la pandemia e sapere che esistono, ci sono e sono un pezzo importante della sanità. Ora tanti ricoverati anche nel vostro reparto. Tanti ricoverati. Un buon numero di nuovi ingressi negli ultimi giorni, chiaramente capiamo la stanchezza della gente, capiamo le festività, raccomandiamo come sempre la massima attenzione perché speriamo nella vaccinazione, ma bisogna arrivare a dare il tempo a tutti di essere vaccinati o comunque a gran parte della popolazione.